Salvatore, potresti approfondire un tema che ultimamente ci sono tante richieste su Facebook su ernia iatale? Ci sono tantissime persone che sono affette da questo che i medici chiamano malattia. Ma in realtà, se posso aiutare io a guarire questa persona, non è una malattia. Cioè, l'ernia iatale è un deflusso di acidi e di alimenti che uno ingerisco. C'è un qualcosa sotto lo stomaco che pulsa, vibra e fa salire tutto gli alimenti che mastica di nuovo con tutto l'acido clorigeno e brucia e fa schifo. E ogni volta succede questo e non possono più alimentarsi, non possono più mangiare. Cioè, tecnicamente io non te lo so spiegare perché non neanche mi interessa spiegarlo. Ma io ti posso dire come ho guarito diverse persone, già quali due hanno fatto il video. Un ragazzo di 20 anni che si voleva suicidare e una signora anziana che abita in campagna a Perino, che si chiama De Vita di cognome, e lei Paola De Vita, in poche parole. Nel video tutte e due ci sono e danno delle spiegazioni interessanti per come sono guarite. Cioè è semplice in poche parole. Se tu ingoi del cibo, lo mastichi e hai il deflusso, significa che tu non devi mangiare. E allora che fai? Muore? No, non muore, signori medici, non muoiono. Perché si nutrono di cibi di transito, liquidi. Prima infusi d'erbe, tisane e poi di cibi di transito. Continuando a fare ogni giorno 3, 4 volte, 5 volte al giorno, applicazione di argilla nello stomaco, nel fegato, nella milza, nell'inguine, continuo, più i clisteri e la lavaggio vaginale che faceva la donna, il ragazzo faceva soltanto i clisteri. Beh, a questo punto cosa succede? Che il corpo comincia a riequilibrarsi, l'intestino comincia a pulirsi, tutti i problemi che creavano quel reflusso sono sparite perché il muco è diventato, diciamo, non più stanzio ma fluido, perché tutte le sporcizie sono andate via e per diverso tempo hanno preso soltanto frullati e centrifugate e non accadeva più. Loro si nutrivano più di quanto uno può mangiare un piatto di pasta, cioè nel senso che se tu ti mangi un grosso piatto di pasta e non hai tanto bene, i succhi calcici sono diluiti, non sono tanto forti, stai 6 ore, 7 ore per trasformarle, quindi ti senti sazio, ma non ti sei nutrito di niente. Hai mangiato merda e merda stai buttando, quindi non c'è nessuna nutrizione, non c'è nessun motivo di mangiare quella roba, altrimenti avvengono malattie e morte. Ebbene, se tu ti nutri invece di cibi di transito, hai una dose massiccia di vitamine, di sale, di minerali, di oligoelementi e specialmente gli enzimi che sono necessari al pancreas di non perdersi e di non ammalarsi. Quindi tutte queste cose non fanno altro che alimentarti. Perché se tu mangi anche un'insalata, sei crudista e mangi un'insalata, metti un pezzettino di carota. Ma quando fai un centrifugato ne mette un mazzo di carota, sono mezzo chilo. Quindi tu non fai altro che ingerire alimenti sia di carote che di cavolo cappuccio e di altre cose, insomma ridotta ma con una densità di sostanze così grandi che possono, diciamo così, sopperire a tutte le necessità del nostro corpo, del nostro organismo. E quindi si guarisce dal deflusso, come si chiama lì, questa Ernia dell'ernia iatale. iatale. Non è una malattia, perché se fosse una malattia non si guarirebbe.